L'evoluzione umana va avanti. Molte persone hanno un'arteria in più. Questa è chiamata arteria mediana ed è un vaso sanguigno in più nel braccio che può diventare sempre più frequente. Lo hanno scoperto i ricercatori della Flinders University che, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Adelaide, hanno osservato che quest'arteria che cresce mentre siamo ancora nel grembo materno non si ritrae più come prima. Infatti, l'arteria mediana si forma in una fase molto precoce di sviluppo, portando il sangue all'avambraccio e alla mano, per poi lasciare il suo compito ad altri due vasi, quello radiale e quello ulnare. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui la regressione non si verifica e che il vaso sanguigno continua a fornire i tessuti anche dopo la nascita. Molte persone hanno un'arteria in più. Esaminando la frequenza di questi casi, gli scienziati hanno osservato che l'arteria mediana è ora 3 volte più comune nella popolazione adulta rispetto a oltre un secolo fa, suggerendo che la selezione naturale favorisce le persone che mantengono questo vaso sanguigno. Aggiuntivo. L'incidenza era di circa il 10% nelle persone nate a metà del 1880 contro il 30% in quelle nate alla fine del 1900. Quindi questo è un aumento significativo in un periodo evolutivo piuttosto breve, afferma Tegan Lucas, anatomista presso la Flinders University e preside autore dello studio, i cui risultati sono stati pubblicati nel Journal of Anatomy sottoposto a revisione paritaria. Questo aumento può essere il risultato di mutazioni nei geni coinvolti nello sviluppo dell'arteria mediana o problemi di salute materna durante la gravidanza, o entrambi. Comprendere i fattori che giocano un ruolo nei processi di selezione naturale nelle persone che mantengono l'arteria mediana nell'età adulta richiederà ulteriori ricerche. Un leggero cambiamento evolutivo così puoi immaginare che potrebbe dare alle tue mani più destrezza o esercitare una maggiore pressione sugli avambracci, o mettere le persone a maggior rischio di sindrome del tunnel carpale, una condizione dolorosa e talvolta invalidante. In ogni caso, gli scienziati dicono che è probabile che continueremo a vedere un numero crescente di casi in futuro. Se questa tendenza continua, ha detto Lucas, la maggior parte delle persone avrà un'arteria mediana entro il 2100.